Sports. Giornata ideale per assistere a una partita di calcio, questo dovrebbe favorire lo spettacolo. Un saluto a tutti i telespettatori da parte mia e di Stefano Nava, pronti a raccontare questa sfida. Si affrontano Digione e Crystal Palace. Pallone profondo, pericoloso. Grande intervento del difensore. Ecco la formazione con cui scendono in campo i padroni di casa. Courtois tra i pali,
in difesa Van Dijk con Varane, Paul Pogba insieme a Kanté sulla mediana e di punta Leo Messi accanto a Kylian Mbappé. Messi. Stefano, da ex difensore, cosa ti inventeresti per marcare uno come Messi? Cosa vuoi inventarti, Pier? Nel momento in cui pensi di avergli preso le misure, ecco che ti tira fuori dal cilindro una giocata delle sue e ti nasconde la palla. Di fronte a fuori classe del genere c'è solo da togliersi il cappello e applaudire. Lottin. Bravo qui a smarcarsi. Cercano spazi. Kanté. Messi. Fanno girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. È in buona posizione. Pallone che è uscito, ci sarà rimessa dal fondo. La formazione titolare del Palace per questo match. Si schierano in campo con quattro difensori e ben cinque centrocampisti, molta densità in mezzo. Partono con un solo attaccante, i centrocampisti dovranno sacrificarsi a turno per supportarlo. Kanté. Varane. Tra i motivi di interesse di questo match c'è sicuramente la sfida a distanza fra questi due giocatori. Neymar. Attenzione a Messi. Neymar. Conclusione murata. Corner battuto in mezzo. Non corre rischi, sceglie i pugni. Mbappé potrebbe crossare. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Havertz. Marquinhos. Gomez. Hakimi. Ecco Aubameyang. Ottima la verticalizzazione. Varane spazza via lui. Messi. Pogba. Mbappé. Paul Pogba. Neymar. Legge bene la traiettoria qui. Kyle Walker. Messi costretto a ricevere palla in posizione arretrata. In verticale va Pogba. Azione sfumata, senza problemi. Rashford. Guadagna metri. Cross calibrato bene, ma i compagni non lo sfruttano. Mbappé. Messi. Giorno speciale oggi per lui, è quello del compleanno. Gomez. Hakimi. Marquinhos. Davis. Buon possesso palla, cercando spazi. Sta avanzando il contrasto di Pogba. Messi. Cerca il sostegno dei compagni. Paul Pogba. Messi. Stefano, ti do qualche indizio. Argentino di Rosario, soprannominato la Pulga. Calciatore pazzesco. Probabilmente il migliore al mondo, forse di sempre. Di chi sto parlando? Del più grande, probabilmente, Leo Messi. Uno per il quale le parole non bastano a descrivere la sua straordinaria classe. È un onore per me poterlo ammirare dal vivo. Pogba. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Riconquisterà bene il pallone grazie al pressing. Guadagna metri. Respinta col corpo. Eriksen. Varane. Walker. Kanté. Un'altra buona giocata. Giocata di qualità per intercettare il pallone.
c'è il movimento senza palla. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Christian Eriksen può creare problemi al portiere da quella posizione. Havertz, pallone invitante. Lascia partire il tiro. Ottimo l'intervento in tuffo del portiere. Mendy. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Grande intervento del difensore in area. Hakimi. Palla interessante in profondità. Havertz. La mette lunga sul palo lontano. Traversone che si perde senza possibilità. Arrivano le torri per cercare di sfruttare questo cross sul calcio d'angolo. Occhio al cross di Eriksen. Palla che resta in zona pericolosa. Mbappé. Messi. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. L'arbitro manda tutti negli... Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Legge bene la traiettoria qui. Havertz prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. Grande risposta. Hakimi. Davis. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Ottime qualità nel possesso fin qui. A metri per correre. Grande intervento del difensore. Marquinhos. Lettura perfetta e palla recuperata. Gomez. Davis. Eriksen. Davis. Occhio a Eriksen. Rashford. Cercano di aprire la difesa avversaria. Rashford. Palla in rete. Hanno scelto il momento migliore per portarsi in vantaggio. Una sconfitta oggi significherebbe dire addio al titolo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Scambiano bene il pallone. Kanté. Paul Pogba. Occhio, cerca l'area di rigore. Kyle Walker. Da lì può andare col cross. Pogba. Walker. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Messi. Pogba. Kanté. Palla ancora per Pogba. Attenzione a Messi. Messi punta la porta. Occhio qui, può far male alla difesa. Puntuale qui il difensore nel recupero. Rashford. Aubameyang. Tocco di ritorno. Possesso palla per gli avversari. Entrata che immagino verrà punita con il giallo. Kanté. Messi.
Salah. Buona l'intuizione qui. Neymar. Avanza. Kanté. E il pallone entra. Ed è gol. Hanno buttato al vento il vantaggio. Ora dovranno rifare tutto da capo se vogliono arrivare al titolo. E questo gol gli ha tagliato le gambe. Vediamo la reazione a questo punto. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Mendy. Paul Pogba. Qui è esagerato con la potenza. Pallone raccolto dal portiere. Allarga il gioco sugli esterni. Pallone perso. E sono gli ultimi minuti che potrebbero rivelarsi decisivi. Il pubblico spinge per trovare la vittoria. Messi è costretto a venire indietro per farsi dare palla. Si scambiano bene ripetutamente il pallone. Paul Pogba si avvicina all'area. Preferiscono ragionare. Messi. La gioca Mbappé. Intervento che vanifica. Parata di istinto del portiere sulla conclusione a botta sicura. Mamma mia, cosa ha preso Pier? Ma cosa ha preso? Pazzesco! Palla messa in mezzo. Mbappé. Si stanno impegnando per difendere il risultato di parità. In caso di sconfitta dovrebbero dire addio alle speranze di titolo. Lotteranno con le unghie, con i denti nei pop. Possono passare in vantaggio. Perdono palla banalmente. Ottima lettura difensiva. L'arbitro dice che si può giocare. Sì, corretto. Havertz. Aubameyang. Pericolo Aubameyang. Intervento decisivo che salva la porta. Eriksen. Rashford. Palla pericolosa, bravissimo qui. Hanno metri a disposizione. Salah. Tocco verticale interessante. Occhio a Neymar. Possono mettere il risultato in cassaforte. Si avventa sul pallone e lo spazza. Azione che sfuma. Ecco Pogba. Servito Kanté. Attenzione a Messi. Occhio a questo calcio di punizione. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Messi proverà la battuta in porta. Potrebbero portarsi in vantaggio in prossimità. Prova la conclusione. Buona l'idea. Senza problemi però il portiere. Matteo, quanto manca ancora da giocare? È iniziato il conto alla rovescia. Manca un solo giro di lancetta al 90esimo. Bene Matteo, grazie. Finisce qui, l'arbitro dice che può bastare. E dunque...